Allora, Ricky, com'è andata? Come va questa settimana? Com'è andata? Beh, diciamo che si prova a sopravvivere, quindi sì, sono qui, Tu per cui stai sono. bene, sì. Sì, sono qui. Diciamo che sono appena arrivato vestito in completo di lana. Se andate a vedere. Nonostante Se andate a siamo a vedere maggio. la prima puntata, io ero vestito in questo modo. Ed era febbraio. È stato forse un errore, perché avevo anche lasciato la macchina al sole. Sono un pochettino provato, ma va bene, sono qui. Ma esiste anche l'abbigliamento leggero, tipico estivo, mai sentito Sì, ma parlare? quello si mette da luglio in poi. Ah, da Sì, luglio? da Quindi se a luglio. maggio ci sono 30 gradi, Sì, più ma avanti con la lana. Anche giugno ti ricorderai che abbiamo fatto ai tempi un consiglio di istituto, quando eravamo rappresentanti del consiglio di istituto, e avevo un abbigliamento, insomma, pantaloni lunghi e quant'altro. Era il giorno più caldo dell'anno del Signore 2019. Eppure, siamo tornati a casa vivi lo stesso, Tra no? l'altro salutiamo i nostri amici del Liceo Botta che venerdì hanno fatto la notte del Notte del classico classico, che ha riscosso un grande successo, quindi davvero notte. complimenti. Sì, non ci deve ancora essere, ma ha riscosso un Sì, grande no, è successo. successo, ha sempre successo la notte del Certo. classico, quindi insomma. E niente, cominciamo, abbiamo detto, insomma, queste settimane è vero, siamo stati un po' Sì, mancanti, non ci siamo tutte le cerchiamo domeniche. di fare il possibile. Ah, tra l'altro, so che non devo allargare troppo le braccia, per cui se a un certo punto è questa. Così, cerchiamo di fare il possibile e Sì, a volte perché non tra si impegni riesce a miei, fare la tuoi, puntata. insomma, Tra l'altro, troppo. non so, io non ho idea di che notizie ci siano questa settimana. Mi ha detto lui qualcosina, perché non ho guardato nessun telegiornale, niente. Completamente perdita di fiducia nei confronti del mondo Quindi diciamo che la dell'Italia. scelta comunicativa del governo, insomma, non ti sta colpendo in questo momento, perché se non Per segui un carità. telegiornale o qualche canale No, per carità, io ufficiale, in non. realtà sui social seguo un po' di personalità di tutti gli schieramenti, perché poi sai che cosa succede? Che quando qualcuno segue un particolare personaggio politico, tutti vanno lì a dire, vedi, lui segue quello, per cui di sicuro. Certo, è Guarda. Io vero. seguo tutti, ok? Seguo financo Conte, per cui immaginatevi, breve ci mette anche i like ai post di Conte, per cui. Questo non vuol dire che sei del Movimento 5. Io metto like, tanti like, insomma, anche a Tanti tutti. Mi like, tanti like. piace. No, ti ho fatto questa domanda proprio perché per introdurre la prima slide di oggi, il primo argomento. Oggi partiamo con la politica, quindi penso che tu sia particolarmente contento. Finalmente, io avrei voluto parlare, diciamoci la verità, tanto tempo fa del terzo polo, non c'è mai stata occasione. Vabbè, oggi Ormai parliamo di morto e questo. sepolto il terzo Oggi polo. parliamo di questo, No, va bene. parliamo invece del governo, del nostro governo, e in particolare della scelta comunicativa che è stata adottata appunto dal nostro governo. Perché questa settimana, lunedì, è stata la festa del lavoro e insomma, il governo ha approvato il famoso decreto, insomma, proprio il giorno del 1º maggio e ha colpito molto, ha fatto anche un po' discutere questa idea da parte dell'entourage comunicativo della Premier. Entourage comunicativo della Premier. Oggi lei dà un Oggi lessico sono becco fortissimo. aulico. E niente, praticamente in questo video, cioè, vediamo, tra l'altro vediamo anche un'immagine nella slide, quello in Sì, basso, dove c'è appunto Giorgia Meloni che fa questa camminata, e anche fatto molto bene, bisogna dire la verità, sotto l'aspetto tecnico, fatto anche molto bene, fa questa camminata, dalla regia mi dicono di no, vabbè, fa questa camminata. E in cui nel frattempo spiega no, tutti i vari, tutto quello, insomma, che, tutto questo, spiega il decreto sostanzialmente, fino a quando poi arriva appunto in camera, nella camera dove, come si chiama? La sala del La Consiglio dei sala, Ministri aveva un ecco, suo nome, ma. sì, non lo sappiamo, e niente, quindi se ne è parlato molto. Poi vabbè, ho messo anche altre Sì, immagini allora. che sono particolarmente rappresentative. Quella in centro, beh, una scelta adottata fin dall'inizio, questa Sulla cosa. quale ci eravamo già espressi, Esatto.
E io avevo detto che ero molto molto d'accordo con questa scelta comunicativa, avevo anche detto che erano molto bravi dal punto di vista comunicativo, e infatti si sta rivelando e mantengo quello che avevo detto comunque. Certo, però non so quella in alto a sinistra. Quella in alto a sinistra non è particolare, perché c'è stata forse un mese fa o qualcosa in più la festa dell'aeronautica militare, e praticamente lei è andata a far visita ed è salita su questo aereo, e sotto c'erano i bambini che urlavano, festeggiavano e dicevano Giorgia Meloni, e anche qui se ne è parlato tanto, no, del fatto che questi bambini ovviamente non è che si sono messi così, hanno visto la premier, diciamo qualcuno ha detto quando arriva il presidente del consiglio urlate Giorgia Meloni. Quindi bambini non stipendiati. No, non credo. È uno scherzo, per ragioni giuridiche lo devo dire, è uno scherzo ovviamente. No, e quindi anche questo l'ha fatto molto discutere, ma perché si fa, no, si fa... E poi invece lui, l'altra immagine è quando è stata in visita in Africa, giusto? Sì. No. Comunque è andata, quando è scesa dall'aereo, ha abbracciato questi bambini. Forse la passione per i bambini arriva da lontano, perché non so se lo sai, ma lei è stata la babysitter della figlia di Fiorello. Sì, l'avevo sentita questa cosa. Già, sì, e quindi magari anche avrà questa passione per i bambini, quindi non appena... Sarà, però io voglio affrontare il tema della settimana, ok? No. E sono d'accordo con Andrea, cioè non è tutto questo capolavoro. No, diciamo che non si vede spesso dal mondo politico, non si vede spesso questa cosa. Io l'ho visto perché me l'hai fatto notare tu, e ho visto anche il commento di questo giornalista del Corriere della Sera, tale Beppe... Severgnini, giusto? Esatto. Che fa spesso questi video sui social. Non è che mi stia simpaticissimo, ma va bene, non commento. No, allora, sì, non è un capolavoro dal punto di vista tecnico, ci sono un paio di tagli proprio brutti, possiamo dirci la verità. Sì. Detto questo, non capisco perché faccia tutto questo scalpore. No, ma anch'io non lo capisco. Perché cioè, il suo marito, rispondendo alle accuse, ha detto, ma... cioè doveva fare questo video in macelleria, cioè era lì a Palazzo Chigi dove è la novità? Nel fatto che lei cammina e si appropinqua alla telecamera e poi alla fine entra nella sala dove sono riuniti tutti i ministri e suona il campanello, no, è una cosa carina. E poi si gira? Sì, ok, quello è diciamo un po' esagerazione, però cioè, mi sembra una cosa che... non ha questo tocco di grande innovazione, cioè perlomeno se io fossi presidente del Consiglio dei Ministri l'hai fatta già da un po' di tempo questa cosa. Sì, il problema è che gli altri non l'hanno fatto, e cioè non è mai stata fatta una cosa del genere, e poi anche cos'è che viene accusata? Dal fatto che sia da tantissimo tempo, praticamente dai tempi della strage di Cutro, che non fa più una conferenza stampa. Allora, e questo fa discutere. Perché anche nel video diceva questo giornalista, quando fanno questi video, ok, va bene, quando però si trovano davanti ai giornalisti, poi accadono gli strafalcioni, le espressioni indette male. Io sono d'accordissimo, io sono sempre stato per mettere il politico di turno di fronte alla situazione di impreparazione. A me piacerebbe che ci fossero i dibattiti in stile americano, ok? Nei dibattiti in stile americano hanno un'importanza tremenda, cioè nei dibattiti in stile americano ci sono tutti gli americani di fronte alla televisione per scegliere quale sarà il prossimo presidente, no? E ne avevamo anche parlato però dovevamo parlare delle difficoltà di Biden, ad esempio, dal punto di vista della comunicazione, di come in questi dibattiti lui sia in una difficoltà pazzesca, ok? E questo mette in luce molto, ci dice molto della figura in sé, per cui io sono d'accordo per mettere il politico di fronte alla situazione di impreparazione. Cioè, il problema è che non ci sono molte occasioni in cui questo succede, ok? Cioè, se non sono loro a indire la conferenza stampa, non c'è nessuno che dice, ok, noi adesso facciamo il dibattito tra tutti i leader, e chi non si presenta è lui che fa un po' la figura barbina, perché appunto non si è presentato. Sì, ma ad esempio durante le elezioni mi ricordo che sia Vespa che Enrico Mentana volevano farli, ma sono stati bloccati in qualche modo, perché loro cosa volevano fare? Volevano fare il dibattito, qual era la sfida, diciamo, tra la Meloni da una parte e Letta dall'altra, no?
E poi invece questo perché è perché viola i principi. Esatto, esatto, c'è sempre la questione della par condicio. La par condicio, esatto. Chi è che si era fregato di questa questione della par condicio era il Corriere. Sì, il Corriere aveva fatto un dibattito tra lei e Letta ed era venuta fuori una bella cosa. Cioè è venuta fuori che evidentemente Letta era in una difficoltà comunicativa pazzesca. Infatti il tema è questo, perché nessuno ha mai fatto un video di questo genere? Perché nessuno è mai stato effettivamente pronto e capace dal punto di vista comunicativo. Cioè lo scorso governo, il governo Draghi, per carità, tutti bravissimi e quant'altro, però c'era stata la stessa situazione all'inizio, per tantissimo tempo non si era presentato il Presidente del Consiglio di fronte alle telecamere. Sì, non ha mai tenuto ad esempio un'intervista in televisione. Non ha mai tenuto un'intervista in televisione, non ha mai fatto iniziative di questo tipo, ok? Per cui io mi aspetto questo da presidenti giovani come è lei adesso, come è stato Renzi in passato, quando ancora forse la prospettiva social sì, non era nel 2013, sufficientemente non era sufficientemente certo. Affarnata. Per cui io mi aspetto questo genere di cose e il fatto che sia così esaltato oppure così criticata come se fosse un'innovazione tremenda mi fa davvero un po' perdere fiducia. Sì, era perfettamente ragione. Cioè, io già sto perdendo fiducia in tutto quanto, in tutta il dibattito politico in generale, no? Perché vedo che alla fine i risultati concreti poi sono pochi, no? Cioè, secondo me bisognerebbe utilizzare un po' di più la politica del martello, essere un po' più coraggiosi con il fare e il disfare. Certo. E se poi ci mettiamo a criticare anche delle iniziative un po' così... Poi c'è da trovare qualche scusa, no, per criticare il governo, insomma. No, non sono d'accordo, potevano criticare il decreto in sé. Sì, che a quanto capito, poi non ne so nulla, a quanto capito non cambia assolutamente nulla dal punto... Cioè, certo. Ok, c'è sempre la solita questione del cuneo fiscale, che tutti lo tagliano, questo cuneo fiscale, questo ma poi... Dov'è sto cuneo? Va bene. Velocissimo, è semplice, il cuneo fiscale... Quando tu lavori come dipendente, riceve uno stipendio, ok? Sì. Il datore di lavoro paga qualcosa di più in tasse, certo. Ok? Per cui il costo che tu hai per il tuo datore di lavoro è decisamente più alto dello stipendio che ricevi. Ridurre il cuneo fiscale significa non ridurre il tuo stipendio, ma ridurre le tasse che il datore di lavoro deve pagare sul tuo stipendio, fondamentalmente. Perché? Io dico, ci vorrebbe città in questo momento. Con due parole semplici ti spiega tutto. Perché non c'è nessuno come te che lo fa? Ma infatti se mi chiamassero a fare l'esperto di comunicazione per il governo, l'opposizione, a me non interessa, io vado dappertutto, vedete che insomma in futuro avrete iniziative di questo tipo molto più frequentemente. E niente, comunque, buono, insomma, questo era giusto secondo me parlarne. E di comunicazione, rimaniamo sempre un po' nell'ambito della comunicazione, forse potremmo anche, lo vedremo alla fine, ma secondo me è un po' il fil rouge della puntata, perché adesso andremo a parlare, insomma apriremo un attimo una finestra sulla scuola. Noi siamo sempre molto vicini, no, agli interessi degli studenti, forse perché lo siamo anche noi, ma ne parliamo anche insomma di licei, di scuole superiori in generale. È davvero il tema che ha preso più banco nelle nostre puntate. Sì, ma perché comunque se ne parla spesso. E volevo farti vedere questa slide. Ecco qua, allora la prima notizia riguarda una nostra collega, una studentessa dell'Università di Milano, che ha deciso di andare a protestare davanti al Politecnico per qualche giorno, ha detto fino a domenica, quindi vedremo insomma se verrà ascoltato anche, diciamo, l'appello che lei fa alle istituzioni. Perché? Perché cosa è successo? Lei praticamente è una studentessa fuori sede, fino a quando c'era la lezione in streaming lei poteva seguire da casa. Dal momento che è dovuta la lezione in streaming, lo sappiamo, non ci sono più ormai, nessuna università ormai ha deciso di mantenere questa cosa, e è dovuta trasferirsi a Milano. Il problema è che gli affitti, anche solo per una stanza, hanno dei costi esorbitanti, quindi ha detto io voglio provare a fare questa protesta per vedere se qualcosa si muove, se le istituzioni le vengono incontro, non solo a lei ovviamente, ma a rappresentanza di tutti gli studenti. E per carità, ammirevole.
Sì, perché poi vorrei vivere in tenda, cioè però, adesso è da qualche giorno già che lo fa. Però non ho capito quale dovrebbe essere la soluzione. Lei vorrebbe, visto che nessuno ne parla, a parte rare eccezioni, cito Selvaggia Lucarelli che ne ha parlato ma già qualche tempo fa, nessuno ne parla, lei ha detto io voglio con questa azione far sì che se ne parli. Va bene, noi possiamo anche parlarne. Infatti noi ne parliamo, però tutti i discorsi su questo tema portano secondo me a un'unica soluzione che tu sai, cioè sai cosa sto per dire. O forse no? Dillo, non lo so. Forse. Signori, è il mercato. Ah, ecco. È il mercato. Cosa possiamo fare? Cioè, allora, uno può chiedersi, cosa fai? Metti il tetto di affitti? Cioè dici, l'affitto può costare solo fino a tot? È questo che vogliamo? Secondo me, il governo e le istituzioni dovrebbero prendere dei provvedimenti e dare dei contributi, in qualche modo, agli studenti fuori sede, per poter questo ha senso. Per poter pagarsi l'affitto, le spese, perché davvero, cioè, le università sono nelle grandi città. Nelle grandi città gli appartamenti, anche solo delle stanze, costano tantissimo, soprattutto Milano. Quindi diamo degli incentivi agli studenti che sono fuori sede, diamo un tot, un contributo, d'altronde ne danno tanti di contributi per altre cose, anche questo potrebbe essere. Ok, no, questo non l'avevo pensato e ha senso. Cioè, chiaramente non è la soluzione preferibile, perché comunque si tratta di fare spesa pubblica, come sapete io sono contrario al fare spesa pubblica. Il fatto è il seguente, cioè l'hai detto anche tu, le grandi università sono nelle grandi città. Basta con queste grandi città, ok? Basta. Stanno diventando invivibili per tutta una serie di motivi, tra cui questo è uno. Certo. È uno, no? Basta con queste grandi città. Io voglio fare un appello alle università. Care università, costruiamo delle sedi delocalizzate in città più piccole, ok? Così non ci deve essere necessariamente tutto l'affollamento di... Io non ne posso più di sentire parlare di sta Milano di qua, Milano di là, festa, Milano di qua. Basta! Basta! Cioè, facciamo una serie distaccata del Politecnico di Milano a Rivarolo, ne facciamo una serie distaccata del Politecnico di Torino a Cigliano, così... Ma non ci deve essere... Cioè, non mettere a confronto Rivarolo con Cigliano, tutto rispetto... Per gli amici ciglianesi, però... No, sì, tutto rispetto per gli amici ciglianesi, infatti Cigliano è qui, e guarda qui. Un caro saluto! Ci mettiamo contro tutti... Vabbè. Scusate, io devo anche issare la mia bandiera. No, il tema è davvero... Non è una cosa impossibile da fare, no, ok? No, per carità. Alcuni politici... Certo, va contro magari l'interesse attuale dell'università. Però, scusatemi... una situazione del genere insostenibile, cioè, ok, lo Stato può contribuire e può attuare una misura come quella che hai detto tu, però non è che questo porterà alla discesa degli affitti, no, ok? No, ma gli affitti continueranno a salire perché ci sarà sempre più domanda, comunque. Per cui, non lo so, secondo me la soluzione è davvero cercare di dare proprio meno... vivere un po' di più nella nostra realtà, ok? Nella nostra realtà campagnola, nella nostra realtà provinciale, andare fuori, fare le passeggiate in campagna, cosa che non si può fare se sei a Milano a pagare 700 euro d'affitto. Eh no, certo. E poi l'altra notizia sempre scolastica di questa, lei è una preside di Torino, di una scuola, di un liceo di Torino che sta sperimentando ormai da qualche tempo la scuola senza voti. Gli hanno fatto un'intervista in cui ha spiegato le motivazioni, no? Che i voti, si sa, sono grandi fonti di ansia, di ansia da prestazione, lo sappiamo benissimo io e te, insomma, e tanti studenti come noi, e quindi, e poi anche c'è tutto il discorso della valutazione sul fatto che alla fine dai un numero, no, a un ragazzo per un'interrogazione e tutto, e quindi ho detto voglio sperimentare questa cosa che lei dice di aver già sperimentato anni fa da insegnante, in una scuola di Roma già lo stanno facendo con dei risultati, almeno quello che ho letto nell'intervista, quindi bisogna però capire questa cosa qua, una scuola senza voti poi funziona, cioè potrebbe funzionare, i ragazzi senza avere questo obbligo, no, di studiare, quindi di portare il voto a casa, eccetera,
da una parte è vero, magari sarebbero più interessati, ma dall'altra potrebbero anche essere disinteressati, dire ok, tanto non c'è il voto, non c'è niente. Allora, io sono d'accordo con il principio generale in realtà, cioè secondo me è una cosa che a un certo punto bisognerà fare. Il problema è che non so come praticamente possa funzionare, per quello stesso problema che dicevi tu, ok? Non lo so, secondo me si dovrebbe iniziare non dal liceo ma da prima. Infatti nell'elementare, ad esempio, io so per esperienza che non si, almeno in alcune scuole, in alcuni istituti non si dà più il voto, poi magari tu lo sai meglio di me, perché tua mamma insegnante. Nell'elementare però hanno fatto dei disastri, cioè prima, io non mi ricordo, quando andavo io all'inizio forse c'erano i giudizi, per cui buono, istinto, eccetera, poi hanno cambiato, hanno messo i voti, poi sono tornati i giudizi, adesso forse non ci sono neanche, non ne sono sicuro. Adesso scrivono... Esatto, non ci sono neanche i giudizi, ma ci sono delle indicazioni generali, tipo delle frasi, esatto, delle intere frasi che dovrebbero esprimere quello che è un giudizio sul tuo lavoro nella materia, che sì, lascia un po' il tempo. Il fatto è che comunque dietro a queste c'è sempre il voto, fondamentalmente, ok? Cioè, dietro alla frase si nasconde la corrispondenza con il voto, c'è poco da dire. Non lo so, allora, secondo me è una direzione da prendere. Mm-hmm. Secondo me la direzione da prendere parte dai più piccoli, cioè dalle elementari, mm-hmm. E bisogna anche coordinare tutto questo poi con il discorso del merito, ok? Certo. Hanno fatto un disastro quando hanno chiamato il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione del Merito, un disastro di preparazione storica, il merito. Secondo me ha senso, ok, certo, che la scuola sia improntata al merito, anche perché dice la Costituzione, insomma, le borse di studio poi vengono assegnate sulla base del merito. Del merito, no? Certo. Per cui come si coniughino le due cose non ne ho idea. Io sarei interessato, insomma, a sentire questa preside e a sentire come praticamente... Sicuramente qualcuno deve iniziare, perché se nessuno inizia questo cambiamento non... E bisogna sperimentare, magari così, magari in un altro modo. Il problema è che dietro a un cambiamento del genere ci deve essere anche necessariamente un cambiamento di mentalità. Certo. E questa è la cosa che mi spaventa, cioè che si cambi la regola, ma che non cambi quello che sta dietro alla regola, cioè la mentalità dello studente e dell'insegnante. Certo, okay? Perché l'insegnante è abituato a valutare con dati numerici e lo studente pure, cioè lui è improntato esatto, per verso questo il dico, numero. È per questo che dico che bisogna iniziare dai più piccoli, ed è per questo che bisogna guardare forse questa è una cosa molto da modello scuola nordica, ok? Sì. Scuola scandinava, in quei paesi lì vanno molto cose di questo tipo, cioè la scuola senza voti, eccetera. Mm. Si può magari cercare di prendere un'ispirazione, però puoi adattare il tutto alla nostra mentalità, che è molto diversa dalla mentalità scandinava, ok? Vabbè, certo. Quindi sì, vediamo. Vedremo. Secondo me è lodevole il fatto che qualcuno prenda l'iniziativa e poi vedremo i risultati, se ci saranno dei buoni risultati oppure no. Se no, interpelliamo come sempre il ministro, al quale ormai ci riferiamo ogni puntata, salve, sempre ministro, con grande ammirazione. Va bene, appelliamoci pure al ministro che salutiamo, e però vorrei salutare anche un'altra persona, perché cosa succede? Lei praticamente, questa donna che io ammiro molto, insomma, ha il suo programma che precede praticamente il nostro, perché noi andiamo in onda la domenica alle 18, lei va in onda alle 2. Certo, su una rete molto importante. Volevo salutare, insomma, zia Mara. Ciao zia Mara. Salutiamo zia Mara? Perché è successa una polemica domenica scorsa. Vediamo la slide. Ecco qua. Allora, ospiti Laura Chiatti insieme al suo compagno Marco Bocci. Lo conosci? Sai di chi sto parlando? Posso dire una cosa? No, poi commentiamo la notizia. Tu li conosci? Ma posso dire una cosa? Dille. Allora, voi dovete sapere che Brida
è disposto a rinunciare a tutto piuttosto di vedere... adesso non esageriamo. Domenica Inn. Non avete idea della difficoltà che si fa a tirarlo fuori di casa la domenica per, non so, fare un giro da qualche parte, perché lui amara, ok? Vabbè, ma cioè, quando c'è il lavoro, quando ci sono altre cose, do priorità, insomma... Vi racconto questo aneddoto. Eravamo una volta in una dimora montana insieme a dei nostri amici mentre io e altri, diciamo, passeggiavamo presso queste vie montane, Belda si era rintanato nella dimora stessa a ascoltare Mara. Questo era un po' di tempo fa, adesso Belda insomma si è un po' evoluto, però comunque questo per farvi capire la fascinazione che hanno. Vabbè, perché Mara, io ho un amore per Mara, è inutile star lì. Per rispondere alla tua domanda, no, non li ho mai visti. Non li hai mai visti prima, davvero? No. Scandaloso. Comunque, loro due sono due attori molto, insomma, molto famosi. Ma attori molto famosi nel senso che vanno alle fiction Rai o attori anche, famosi? Ma non solo. O attori famosi davvero. Ad esempio, adesso Marco Bocci è diventato anche regista, ha presentato proprio domenica questo suo secondo film. E cosa succede? Che parlando durante l'intervista, Laura Chiatti, insomma, ha detto, praticamente l'uomo che fa le pulizie abbassa l'eros, cioè praticamente lei fa tutto lei in casa senza lasciar niente a Marco Bocci, che Marco Bocci ha detto, ma guarda, io mi cerco sempre, no, di dire, guarda, c'è bisogno di una mano. Lei invece non vuole mai essere aiutata, e questo scatenato su un putiferio, no? Ma anche gli uomini devono fare le faccende di casa, eccetera. Lei poi ha risposto dicendo che era una battuta, insomma, goliardica, no? Cioè, per scherzare. Tanto lui ha appunto detto che si offre volentieri di fare le faccende di casa. Sì, certo. Quindi fuori tutte le accuse di maschilismo tossico. Ma assolutamente. Allora... Tu fai le pulizie a casa? Io? Sì. Ma io faccio il mio, ecco. In cosa consisterebbe? Ma a volte vado fuori a scuotere la tovaglia, pulisco il pavimento della cucina. Mica poco. No, però ti racconto questo, pensare a leggere appunto l'uomo che fa le pulizie mi viene in mente quando da piccolo mia sorella mi vestiva come appunto uomo delle pulizie e poi andavo in giro per casa appunto a spannare e quant'altro. Per cui sì, forse facevo più pulizie all'epoca che al giorno d'oggi e comunque avevo appunto pensato anche di fare una carriera come uomo delle pulizie, sarebbe stato appunto quindi un cleaning boy. Un cleaning boy se vogliamo dirlo così. Poi insomma la vita è andata in un'altra direzione e ora sono un giurista. Va bene, detto questo, allora possiamo dire una cosa, basta. Queste polemiche, basta. Lo so, ma sai che poi soprattutto sui social bisogna sempre trovare qualcosa da polemizzare. Ascoltate, cari polemici, chiunque voi siate. Leoni da tastiera. Vabbè, voi ma non solo voi. Ogni coppia troverà il suo equilibrio, va bene? Va bene? Se non lo trovano, si lasciano, si separano, si divorziano e gli avvocati guadagnano, ok? Per cui lasciate che ognuno trovi il suo equilibrio. Mi sembra giustissimo. Se poi voglio andare... voi che andate in televisione state attenti a quello che dite, perché poi sapete che, insomma... Noi infatti stiamo attentissimi a quello che diciamo. Ma noi siamo ormai oltre tutte queste dinamiche, ok? Adesso stiamo aspettando ovviamente che la Rai si faccia sentire per firmare il nostro contratto. Però noi siamo oltre appunto queste dinamiche, siamo un po', diciamo, i Cruciani e Parenzo di YouTube. Non so se hai presente la zanzara, no? 24. Salutiamo gli amici. Beh, siccome siamo oltre queste dinamiche, noi non ci facciamo problemi. Voi, personaggi famosi, state attenti a quello che dite in televisione, poi... basta, cioè che ognuno trovi la sua quadra e va bene così. Io non capisco neanche che gusto ci sia di andare a criticare questo. Lasciate vivere, no? Siate liberali nel vostro spirito. C'è qualcuno, sai, che è molto libero nei look.
Io, sai, oggi proprio aprendo la puntata hai parlato del tuo look, no? Sembra fare l'opposta, come se ci fossimo messi d'accordo, e che invece non è così. Tu ti sei vestito con abbigliamenti di lana, nonostante siamo a maggio. C'è qualcuno che però... È caldo, Sì, immagino. C'è qualcuno che però ti ha superato. Vediamolo, chi è che ti ha superato. Ecco qua, questo attore che non mi ricordo il nome, quindi vado a vederlo. Comunque, a questa festa, con Gerletto. Sì, ecco, specifichiamo che la foto, il volto non è il suo. Penso che si capisca. No, perché esatto, e poi uno dice, ah, guarda, Cidda è ubiquo, è ovunque. No. Ecco, lui penso che lì dentro abbia avuto particolarmente caldo, perché... Ma, no, voglio dire, è davvero così, cioè c'è davvero la faccia del gatto vicino. Sì, è una foto vera, cioè, a parte, beh, insomma, non è per scherzare, ma c'è questo attore... No, ma non capisco una cosa, scusa. Lui si è vestito da gatto. Prima doveva andare... Quelle tipo la maschera che doveva mettere in testa? Sì. Ah, ok. No, perché pensavo che fosse la mano. Pensavo che fosse la mano. Sta andando bene il cantante mascherato? È finito. Con grande audience. Ecco. Allora, dicevamo, questo qua invece no, lui ha preso parte al Met Gala 2023 e bisognava omaggiare Karl Lagerfeld tutti hanno... Karl Lagerfeld, non lo so, e praticamente tutti sono presentati con dei look particolari. Vabbè, è uno stilista, È uno stilista. Ma credo di sì, altrimenti non ti metteresti una roba del genere, cioè solo gli stilisti fanno delle robe del genere, perché io poi non capisco perché, allora, tutti quelli che sfilano a Milano, no, nella settimana della moda, cioè tu ti metteresti mai una cosa del genere? No! Ma a parte il fatto che io non ho mai visto una sfilata, per cui non ho... Vabbè, ma sì, vedi, no, i servizi, insomma, sui giornali, si vede... Cioè, ma io non capisco... Ma il look... Allora, possiamo dire, io non capisco quale sia il concetto di sfilata, ok? Allora, cioè, uno va avanti e torna indietro. Sì. E uno dovrebbe dire, ah, bel vestito oppure brutto vestito. Non lo so! Ma bel vestito, bel vestito quando lo vedi addosso e dici, ah, guarda, mi sta bene oppure non mi sta bene. Ma se lo vedo su quel grande... cosa dico? Bel vestito... Vabbè, è tutto un mondo particolare, che ci vuoi fare. Comunque... E poi vanno tutti a Milano, paghiamo 700 euro d'affitto di... Io passeggio in campagna, in tuta, ok? Non è che mi devo far vedere da nessuno, eppure sono contento lo stesso, no? Vabbè, non ho parole, va bene. Quindi questo è un look, secondo me, da provare in campagna. In campagna. D'inverno, se non vuoi passare inosservato e hai freddo, ti vesti così. Però appunto la testa la devo portare in mano. No, te la metti sopra, almeno anche la testa sei protetto. Non devi più mettere la cuffia, la sciarpa. Ma com'è che faccio a vedere poi? Ci saranno gli occhi, avranno, insomma... Ed il fatto che la testa mi sembra abnorme rispetto... Ma al collo lungo, infatti ho dovuto allungare molto sul tuo viso, perché è al collo lungo questo vizio. Che già il mio viso è proteso. Lui è ancora di più. E quindi, insomma, noi... Vabbè, allora, poi andiamo a cercare qual è la faccia effettiva di questo... Ma sì, ma è uscito da tutto. Ma io sono più bello, quindi, siccome hai messo la mia faccia. Grazie per averci seguito. Finiamo la nostra puntata qui. Grazie, facciamo il brindisi e diamo appuntamento, chissà, la prossima settimana. Speriamo, insomma, comunque, appena possibile. Un caro saluto. Ciao.